domenica 15 dicembre 2015 all'Hotel Domus Florenze di Piazza Santa Maria Novella a Firenze si inaugura l'11ª edizione della rassegna d'arte Artisti Protagonisti del Nuovo Millennio, una rassegna ideata e promossa da Lucia Mazzetti, presidente dell'Associazione Galleria Centro Storico Firenze, che fra poche settimane rientrerà nel centro storico della nostra città dopo un periodo di un po' di lontananza a favore della sede, della nuova sede di Signa. Quindi ci saranno due sedi espositive e saranno ampliate anche le manifestazioni e le rassegne. Quest'oggi, insieme all'inaugurazione della mostra, i cui protagonisti vi verranno ora comunicati dalla presidente Lucia Mazzetti, ci saranno anche le consuete consegne degli attestati agli artisti che nel 2013 si sono dimostrati meritevoli di questo ambito riconoscimento che, ripetiamo, è giunto alla 11ª edizione. Sarà ora Lucia Mazzetti a presentare i premiandi ai nostri telespettatori, ricordando anche che la mostra si concluderà il prossimo 21 dicembre e sarà aperta al pubblico con ingresso libero tutti i giorni nel normale orario d'apertura del Hotel Domus Florenze, che vi ricordo ha uno splendido affaccio sia su Piazza Santa Maria Novella sia sulla dirimpettaia Piazza dell'Unità Italiana, come le immagini che vi sta proponendo la regia vi dimostreranno chiaramente. Bene, signore e signori, buongiorno, benvenuti all'Hotel Domus. Io vorrei ringraziare gli artisti che hanno partecipato a questa 11ª rassegna, da Liliana Antonini di Lecco, poi Lorena Belloni di Milano, Mario Barbrugliani di Andrea Rovigo, poi Vincenzo Bison di Dorno Pavia, Luigi Calloni di Livorno, Luigino Cuccui Schivo Solitario di Oveda Nuoro, poi Marco Faggi di San Cervasio Uniti Pavia. Poi abbiamo Anna Paola Fagiolo di Modena, della provincia di Benevento, Maria Paola Mazza dalla provincia di Caserta, Giuseppe Lipolis di Bari, poi abbiamo Francesco Marotta di Torvianica Roma, Rita Pizzoli di Ovide Brescia, Carmelo Piccinno di Lecce, dalla provincia di Lecce, Vittorio Paris di Trevi Perugia, Giuseppina Ricciardi di Prato, Giacomo Paolo Sidoti di Cerveteri Roma, Mario Testa di Roma, Laura Vitali di Bolzano, Maria Pia Gino di Mascalucia, provincia di Catania, che è qui presente. Ringrazio questi artisti che hanno aderito a questa mia iniziativa e oggi gli viene consegnato il premio alla sua persona per il contributo che viene dato al mondo dell'arte e della cultura, perché l'artista giustamente ci mette tutto il suo impegno per arrivare e fare sempre meglio. Ecco, io ho ideato questa cosa, come vedete voi qui c'è il pittore che dipinge, perché i colori, i pittori hanno i colori ed è quello che è il suo bello. E colorano anche la nostra vita quotidiana. Allora io direi, prima di passare alla consegna degli attestati e dei premi, di fare intervenire i consueti critici d'arte che affiancano Lucia Mazzetti nel suo lavoro, iniziando dalla professoressa Carmelina Rotundo. Voglio dire, siamo molto vicini al Natale e questa mostra, intrattenendomi con gli artisti, è proprio la mostra del cuore, la mostra del Natale. Oltre alla bellezza dei quadri, alla professionalità degli artisti, c'è tanto cuore, testimoniato dal fatto che sono venute qui famiglie, bambini piccoli, figli di artisti che non sono presenti. Quindi questa mostra testimonia l'amore degli artisti che hanno, diciamo, che hanno per tutto, e testimonia anche la validità di una presidente, Lucia Mazzetti, che riesce a collegare, a mettere insieme il colore, la professionalità, ma anche e soprattutto il cuore. Grazie e auguri. Bene, ora il microfono passa a Settembre Sossio, altro personaggio ben conosciuto dai nostri telespettatori, perché è sempre a fianco di Lucia in tutte le iniziative che la Presidente riesce faticosamente, perché è difficile organizzare queste manifestazioni, le mostre, anzi sempre più difficile perché i tempi sono sempre più difficili, e quindi merita un applauso. Magari facciamoglielo ora. Allora, Settembre Sossio. Sì, e ringrazio Lucia anche perché ancora una volta riesce a mettere insieme questi artisti e con un titolo molto integrante, cioè la tua persona, un qualcosa sotto l'aspetto che potrebbe essere sviluppato sia sotto l'aspetto pittorico, sia sociale, sia antropologico, perché la tua persona, cioè l'impegno della quotidianità,
il modo di essere, l'entità di ognuno che riesce a trasmettere sulla tela e ci porta a noi delle sensazioni, delle emozioni, dove noi riusciamo ad apprezzare i loro lavori. Grazie. Grazie. E allora un altro critico, Alfonso Confalone, altro critico ben conosciuto dai nostri telespettatori, da tanti anni sempre presente, non solo a fianco di Lucia, ma anche nelle più importanti manifestazioni espositive che si tengono nella città di Firenze. Grazie. Ecco, io vorrei pensare questa nostra iniziativa come una celebrazione della nostra speranza. E dopo tutto il tempo che abbiamo vissuto, dominato il nostro passato, dominato dai conflitti, ecco la speranza che il futuro sia dominato dalla creatività dell'artista, perché stiamo vedendo che è la cosa veramente più costruttiva. Grazie. Bene, ed ora ai numerosi artisti oggi presenti verrà consegnato da parte di Lucia Mazzetti e anche dei suoi collaboratori non solo l'attestato di partecipazione a questa mostra che, ricordiamo ai telespettatori, sarà visitabile fino al prossimo 21 dicembre con ingresso libero nel normale orario d'apertura dell'Hotel Domus Florenzie, che si trova in Piazza Santa Maria Novella, proprio di fianco alla Basilica. Allora, vorrei il maestro Mario Testa di Roma con l'opera Ruggito, facciamolo un bellissimo applauso, lo premia la professoressa Carmelina Lotundo. Ora verrà premiato il maestro Giacomo Paolo Sidoti di Cerveteri in provincia di Roma. L'opera premiata si intitola Sassi. Viene ora premiato Vincenzo Bison di Dorno in provincia di Pavia. Premiano Lucia Mazzetti e la professoressa Carmelina Rotondo. Viene ora consegnato l'ambito riconoscimento a Marco Faggi di San Genesio ed Uniti in provincia di Pavia. Il titolo dell'opera premiata è Focalità concentrica. Viene ora premiata la pittrice pratese Giuseppina Ricciardi. Il titolo dell'opera premiata è Libertà celata. È un olio di 60 cm per 60. Premiano Settembre Sossio e Alfonso Confalone. È la volta della consegna dell'attestato e del premio a Lorena Belloni di Milano. Il titolo dell'opera premiata è Il Vecchio. Premiano Settembre Sossio e Alfonso Confalone. E ora la volta del premiato Geremia Vitale, che oggi è sostituito dal genero che ritira per lui il premio. Geremia è di Arpaise, in provincia di Benevento. L'opera premiata è Costiera Amalfitana. E consegnano la donna Biancalani e Lucia Mazzetti. Sarà ancora la nobildonna Rosanna Biancalani insieme a Lucia Mazzetti a consegnare il prossimo attestato e il prossimo premio a Giuseppe Lippolis di Bari con l'opera Sogno. Per le opere Melograni e Tavolozza di colori viene premiata la giovane artista di Mascalucia in provincia di Catania, Maria Pia Gino. Premiano Settembre Sossio e Alfonso Confalone.
Con questa foto di gruppo dei premiati si conclude il nostro servizio realizzato domenica 15 dicembre 2013 all'Hotel Domus Florenzie di Piazza Santa Maria Novella in occasione dell'inaugurazione della mostra Artisti Protagonisti del Nuovo Millennio, 11ª edizione. La mostra sarà aperta al pubblico con ingresso libero fino al prossimo 21 dicembre. Oggi, contestualmente al vernissaggio, sono stati consegnati a 11 partecipanti a questa rassegna altrettanti riconoscimenti da parte di Lucia Mazzetti, presidente dell'Associazione Galleria Centro Storico Firenze, che vorrei salutasse e facesse gli auguri a nome dell'Associazione ai nostri telespettatori, invitandoli a venire a visitare questa mostra. Bene, signore e signori, grazie a tutti, tanti auguri di buon Natale, buon anno, che sia migliore di 2013. Vi aspetto qui a questo bel hotel che è così accogliente. Ringrazio Enzo Calamini, direttore, Elena Calamini, che è una futura critica d'arte. Ringrazio la nobildonna Rosanna Biancalani, la Paola Nannini, la professoressa Carmelina Rotundo, Sossio Settembre, Alfonso Confalone, e che mi collaborano, Giampaolo Pagano, che mi aiuta fotografando, da fra tempo. L'altro Miranda e Ferruccio e tutti gli amici, Paola Nannini, che sono qui. Grazie a tutti, ringrazio gli artisti che sono, diciamo, una forza, sono un pioniere, sono, come che vi posso dire, una luce immensa che gli viene data da Dio, che loro hanno questa opportunità di poter cogliere i paesaggi, le sensazioni, e illuminare anche la nostra vita. E illuminare la nostra vita. Grazie a tutti, buongiorno da Lucia Mazzetti, grazie. Thank you.